Oggi siamo qui in questa bellissima location, la sede degli ex calciatori dell'Hellas Verona, in compagnia di uno di loro, Luciano Venturini. Ciao, ciao. Ciao Leonora, buonasera. Ciao. Intanto ti ringrazio per il tempo che ci hai concesso. Figurati, anzi, grazie a te dell'opportunità che mi concedi. È sempre un piacere. Intanto ti chiedo come stai, visto questo periodo abbastanza delicato per tutti. Ma io dico, fortunatamente sto bene per via. Allora, intanto ti chiedo, qual è la differenza rispetto al calcio che giocavi tu e quello di adesso? Perché il calcio di adesso purtroppo è dominato da troppo business e forse troppa moralità. Allora ti chiedo, qual è la differenza rispetto al tuo? Ma se devo fare una differenza il calcio... adesso, prima c'era un altro modo di approcciarsi al calcio, cioè eravamo molto più lenti, molto più... adesso vedo i giocatori che vanno a 3.000 all'ora, giocano ogni tre giorni, noi giocavamo per forza di cose una volta alla settimana, quindi avevamo il tempo di preparare la partita successiva facendo gli allenamenti settimanali. Adesso è cambiato totalmente, quindi bisogna essere molto più attenti, molto più preparati. Ora, di questo Verona cosa si può dire? Perché di solito è difficile, quando un'annata va bene, ripetersi, però il Verona di quest'anno sta quasi facendo meglio del Verona dell'anno scorso. È vero, anch'io avevo un po' di perplessità all'inizio a ripetere la grandissima stagione che hanno fatto l'anno scorso, ma vedo che si stanno comportando benissimo, quindi complimenti a Juric, bravissimo. Hai parlato di caratteristiche tecniche di giocatori, allora c'è qualche giocatore del Verona, quello attuale, magari quello recente, in cui tu proprio le tue caratteristiche tecniche ti riconosci? Oddio, io faccio un po' di fatica, però l'unico giocatore che secondo me io posso avvicinarmi alle caratteristiche è un po' Zaccagni, perché io mi vedo più così. Alla Zaccagni, non magari a un Di Carmine o a un Toni, che non ho assolutamente le caratteristiche fisiche. Grazie ancora Luciano Venturini per il tempo che ci ha concesso. Grazie a te Leonora, è stato un piacere e spero che tornerai presto nella nostra sede, perché ci fa piacere magari intervistare qualche altro ex calciatore. Super volentieri.